Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture di maggio, che sono state poche ma buone. Appunto, non ho avuto moltissimo tempo, però le letture che ho fatto devo dire che mi hanno soddisfatto. Come sempre, giù nell'info box troverete link di tutti i libri che vi mostro in questo video. Sono link affiliati a Amazon, Feltrinelli e UPS. Questo vuol dire che in caso di un ordine tramite uno di questi link, per voi non ci sarà nessun sovrapprezzo, semplicemente io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il mio canale. Detto questo, inizio. Allora, vado in ordine cronologico. Il primo libro che ho letto a maggio è stato Il tempo che faceva, edito Altre voci edizioni, scritto da Aldo Boraschi, e è un libricino che io ho letto in una giornata. Sono 187 pagine circa. Vi voglio leggere che cosa c'è scritto. Gelinda Rustichetti ha vissuto tutta la sua vita a Senza un nome, paese dalla geografia incerta e dalla storia compromessa da una frana che ha distrutto l'ufficio anagrafe, cancellandone il passato. Beata Nocentini è invece una giovane ragazza che porta addosso, sin da piccola, la fama di scema del villaggio. Due anime solitarie che non possono far altro che incontrarsi e incastrarsi alla perfezione. I racconti di Gelinda, riportati per tanti anni nei suoi quaderni e poi tramandati a Beata, diventano la memoria degli avvenimenti e dei personaggi che hanno segnato il borgo. Un continuo susseguirsi di uomini e donne, di storie reali, sincere, ricche, che Gelinda osserva dal suo bar gelateria. È un libricino che mi è piaciuto, non è il mio genere preferito, non fa parte, non rientra nella mia comfort zone, però comunque a me è piaciuto. Mi aveva autografato questa copia l'autore e devo dire che l'ho letto con molto piacere. È un libro super super scorrevole, infatti in una giornata l'ho letta. È una storia un po' di altri tempi che, grazie appunto allo stile di quest'autore, si riesce subito ad entrare in empatia con i personaggi del libro, soprattutto appunto con Gelinda e Beata. È un viaggio appunto a ritroso nel tempo che ci insegna l'importanza del saper raccontare, della memoria, del sapere anche guardare il mondo con un certo tipo di occhio. È una storia che parla di vita, di morte, divertente e commovente allo stesso tempo. Gelinda e Beata sono due generazioni veramente contrapposte, età differenti, eccetera, però sono due persone intrecciate. E è una storia che a me è piaciuta veramente tanto, si legge tutto d'un fiato e quindi vi consiglio. Altro libro letto, questa volta per una collaborazione, è Destino di Spine, che è il primo di una trilogia fantasy romance, l'ho letto in ebook. Vi leggo un pochino, ho preso due appunti per la trama, vi leggo di che cosa parla il libro. Quando l'esaminatore mi comunica che il mio sangue è sano, il mio incubo peggiore si concretizza. Sono costretta a lasciare la mia famiglia e stabilirmi a Selintar, il regno dei vampiri, allo scopo di nutrire la moglie del re, colui che ha rovinato l'esistenza degli umani. Il mio cuore è a pezzi, ma viene ricomposto da Jasper, il figlio adottivo del re. La sua vita non è affatto perfetta, le sue relazioni amorose sono state un fallimento e per di più suo fratello Draven nutre un odio immotivato nei suoi confronti. Draven è selvaggio, oscuro e Jasper sospetta che possa essere uno dei vampiri ribelli. È convinto che voglia impossessarsi del trono, ma per farlo dovrebbe eliminare i sovrani. Se Jasper avesse ragione, le nostre vite sarebbero un grave pericolo. Questa storia mi è piaciuta tantissimo. Ogni volta che leggo un libro dell'autrice, penso sempre: questo è il mio preferito tra quelli letti fino adesso. E ho pensato questa cosa anche di questo libro qua. Ogni volta l'autrice si supera, migliora e è un miglioramento continuo e costante. Appunto, riesce sempre a stupirmi. Io questo libro l'ho amato, una scrittura molto fluida, scorrevole, con queste descrizioni meravigliose, magiche, che riescono proprio a trasportarti all'interno del libro e riuscire a proprio immaginare alla perfezione ogni cosa. Una scrittura sempre più matura ad ogni libro, accattivante e coinvolgente. È una storia ricchissima di colpi di scena che da subito mi ha catturata e mi ha rapita
E ha un finale che è una bomba, proprio il super colpo di scena finale, infatti non vedo l'ora di leggere il seguito. È un romanzo che mi è piaciuto anche perché ha delle sfumature molto gotiche, con delle che ricordano per qualche verso anche Dracula o Twilight, un po' queste sfumature che a me piacciono sempre molto. Ho anche la protagonista, che è una ragazza molto forte e determinata, mi è piaciuta molto, però anche gli altri personaggi sono ben curati e ben caratterizzati, quindi in realtà mi sono piaciuti tutti. È una storia molto interessante, è proprio una storia che si legge molto bene, una pagina tira l'altra e si arriva alla fine con molta facilità. E quindi niente, spero che il seguito esca prestissimo. Poi, altro libro collaborazione è Tsuki, La sentenza della luna, scritto da Isabel Soledad Giacomelli. L'autrice mi ha consegnato di persona il libro, infatti me l'ha anche autografato, c'era anche il segnalibro. E allora, questo libro mi è piaciuto tantissimo, un fantasy orientale ed è il primo di una saga, forse composta da 5 libri, comunque il primo di una saga. Allora, intanto parto con il mostrarvi un pochino questo libro, che è veramente curatissimo. Abbiamo delle illustrazioni molto molto carine, ben fatte, e abbiamo anche, se non sbaglio, eccola qua, una mappa all'inizio del libro, quindi un libro esteticamente curatissimo e molto molto bello. Ma di che cosa parla ve lo dico subito: sicuramente sbaglierò qualche pronuncia, mi dispiace, però tanto se mi seguite sapete che io e le pronunce non andiamo d'accordo. Allora, nell'arcipelago di Jonquama tutti i giovani vengono scelti da una divinità che li guiderà durante il viaggio, il percorso che intraprendono per diventare guerrieri capaci di difendere le 8 isole dagli invasori oltreoceano. Jinuki Nomura viene scelta dalla dea della luna, suo fratello gemello Kinyu dal dio del sole. Quando la loro casa viene attaccata da subdoli individui in kimono pezzato, la madre dei gemelli scompare. Il loro viaggio sarà l'occasione per cercare indizi, vendicarsi e capire il perché di quella frattura nella loro vita. E mentre si addestrano a combattere e a pensare come veri guerrieri, scopriranno che nelle 8 isole la corruzione avanza con tante maschere diverse. Due entità del passato visitano i sogni dei gemelli, avvertendoli che qualcosa di profondamente oscuro è in atto, qualcosa che sembra riguardarli da vicino. È un libro che io ho adorato, forse il migliore letto in questo mese, mi è piaciuto tantissimo. Allora, intanto le atmosfere che crea l'autrice sono meravigliose. Se vi piacciono gli anime, i manga, questo è un libro che fa per voi, proprio ricorda, dà un po' delle vibes a, che ne so, i Pokémon o anche i cartoni di Miyazaki, veramente delle atmosfere bellissime. Infatti mentre leggevo io la storia me la sono immaginata a cartone animato e non reale, ecco. Una storia che mi è piaciuta da morire, scorrevolissima, e poi è tutto un mistero da scoprire. Chi sono questi kimono pezzati? Che cosa succede nelle isole? Perché nelle varie isole succedono varie cose. Insomma, c'è questi misteri che tengono l'attenzione alta, incuriosiscono, e veramente non vorresti mai smettere di leggere questo libro. È molto molto coinvolgente, è scorrevole, una bella scrittura, delle belle descrizioni, personaggi fatti benissimo, mi sono piaciuti tutti. Tra l'altro c'è qualcuno che mi è piaciuto un po' di più, e c'è anche una ship che, insomma, una coppia che vorrei che si consolidassi un po', però non voglio dirvi chi, perché non voglio fare nessun tipo di spoiler. È un libro che io vi straconsiglio. Non ho trovato un difetto a questo libro, mi è piaciuto tantissimo, veramente uno dei migliori letti questo mese, assolutamente straconsigliatissimo. Poi, altro libro che ho letto è un'altra collaborazione, Miwe, di Esther Wu. È un fantasy, un dark fantasy autoconclusivo, 241 pagine, quindi anche un libricino piccolo, l'ho letto in un paio di giorni. Vi leggo anche qua un po' la trama. Aue non crede più nell'amore e di poterlo donare a qualcun altro. Il suo passato lo ha segnato nell'anima, ma quando nella sua vita arriva Reini, una splendida creatura dalle fattezze di una dea che proviene
proviene da un mondo parallelo alla Terra, il suo dolore si dissolve. Lei è l'unica in grado di spezzare via l'oscurità dei suoi demoni, con il potere di assorbire nel suo corpo l'infelicità dei terrestri. Il destino di entrambi sembra essere segnato dalla loro nascita e il mondo intorno a loro inizia a crollare. Le verità non dette avvenire a galla. L'amore e il desiderio che Owen e Rain iniziano a provare si intreccia indissolubilmente al fato, mettendo in pericolo le loro stesse vite. Allora, questa non è una storia leggera, ma nonostante questo è un libro che si legge tutto d'un fiato. È un libro appunto dove si parla di abusi, di violenza, di sacrifici e di tanto altro, ma l'autrice riesce a trattare con molto bene questi temi, con delicatezza, senza appesantire troppo il libro. Sicuramente non è un libro adatto a tutti, magari è più sensibile riguardo certi tipi di dinamiche, di temi, magari ecco, consiglio altro, però se non siete molto sensibili, se non siete molto impressionabili, vi consiglio questo libro perché a me è piaciuto molto. La trama è ricchissima di colpi di scena inaspettati e sconvolgenti, una scrittura anche qua che riesce a coinvolgere, che non annoia. Devo dire che è una storia molto breve ma intensa, che è riuscita a smuovermi varie emozioni diverse e contrastanti. I personaggi mi sono piaciuti tanto, sono ben caratterizzati, è molto facile riuscire a empatizzare con loro. Anche la parte fantasy di questa storia mi è piaciuta molto, che è molto magica ed è riuscita a farmi sognare, quindi è un libro che con delle dinamiche importanti, ben trattate, che vi consiglio assolutamente, un ottimo libro. Altro libro ho letto, Country Zombie Apocalypse, ogni volta questo dubbio, ogni volta prima del video lo vado a vedere la pronuncia e poi mi scordo durante il video come si pronuncia. Comunque, il terzo capitolo di questa saga scritta da Filippo Santaniello è un racconto di 54 pagine ed è un terzo capitolo che io aspettavo da tantissimo, perché io ormai mi sono affezionata tantissimo a Al e al suo nonno, alla sua nonna, a tutti i personaggi di questa storia. È una storia con degli zombie, come si può capire dal titolo, dalla copertina, eccetera. Comunque è una storia che a me piace perché mi diverto tantissimo a leggere questi racconti. Sono proprio divertenti, i personaggi sono fantastici, sono proprio dei personaggi reali, non sono assolutamente piatti. I tempi di questi racconti sono sempre molto ben gestiti. In questo terzo capitolo incontriamo dei nuovi personaggi, ci li seguiamo a Milano e la storia si alterna da Milano, dove conosciamo Lando, alle campagne, dove appunto seguiamo invece al crepuscolo, quindi al il mitico nonno Igino. Mi è piaciuto tantissimo anche questo terzo capitolo, ben scritto, si legge veramente in 2 secondi, però è una boccata d'aria fresca. Se vi piacciono gli zombie, cercate qualcosa di diverso dalle altre storie di zombie, questo sicuramente è sono dei racconti, i racconti più originali che io ho mai letto sugli zombie, quindi assolutamente vi consiglio questi libricini. Ultimo libro che ho letto è Rapunzel e altre storie, questa qua è della collana Storie meravigliose RBA, una collana molto curata, molto bella, con delle belle illustrazioni, sembrano quasi dei libri antichi con queste belle copertine un po' tipo in tela. Mi è piaciuto. All'interno, oltre alla storia appunto di Raperonzolo, ci sono tutte le storie, quasi tutte le storie dei fratelli Grimm. Troviamo appunto La Bella Addormentata nel Bosco, Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pollicino, ma in realtà ne troviamo tante tante altre. Se vi piacciono cartoni animati della Disney, qui potete scoprire come sono nate e quanto i cartoni animati della Disney siano diversi dalle storie originali dei fratelli Grimm. Queste storie sono molto più cupe, molto più oscure, molto più cruenti anche. Alcune mi sono piaciute molto, altre sinceramente non ho capito molto il senso, alcune erano tipo di 2 pagine, niente di che.
Però appunto mi è piaciuto scoprire la vera storia di queste favole più famose dei fratelli Grimm, che sono appunto conosciute tramite vari cartoni animati o film, però poi magari la storia originale non si conosce. Quindi mi è piaciuto scoprirle e sono contenta di aver preso questo libricino, che tra l'altro mi sembra costa sulle 11-12 euro, e questa collana che era uscita tempo fa, adesso la sta di nuovo ripubblicando la RBA, quindi in edicola trovate nuovamente questa collana. Quindi se vi eravate persi alcune uscite o non ne avevate prese neanche uno, ma siete curiosi, andate a vedere il piano dell'opera sul sito, così scoprite quando è che escono i vari libri. Ok, quindi queste sono state le mie letture del mese passato. Fatemi sapere che cosa avete letto voi, se avete dei libri da consigliarvi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!